Allora, vorrei però ricordarvi che qualche settimana fa sono stati pubblicati dei pezzi di SMS privati di Luigi Di Maio rispetto alla Raggi, non so se vi ricordate. Benissimo. Quella parte, Luigi ha dovuto rispondere pubblicando tutta quella parte, smentendo le balle appunto dei giornaloni. Io non ho sentito nessuno scandalizzarsi del fatto che fossero appunto pubblicate queste cose di Luigi Di Maio. Però riguardano Renzi, si scandalizzano tutti. Allora, i due pesi e le due misure non vanno bene. Per quanto mi riguarda, appunto, io, per me la questione porro è esclusivamente politica. Renzi oggi fa finta di non aver mai governato. Ha governato 2 anni, oggi li avete letti i dati dell'Istat, che c'è 1.600.000 italiani in povertà assoluta, il 28% a rischio povertà, e praticamente sta scomparendo la classe media in questo paese. Sta scomparendo la classe media, cioè ovvero il motore produttivo, diciamo, i cittadini che consumano, che mandano avanti l'economia, stanno scomparendo. E la responsabilità è di quel signore lì, che tutto quello che ha fatto gli è stato bocciato. Io le devo ricordare queste cose. Oggi si parla di legge elettorale, l'ha fatta la legge elettorale, gliel'ha bocciata la Corte Costituzionale, l'ha fatto il decreto sulle banche popolari, gliel'ha bocciato il Consiglio di Stato, l'ha fatta la riforma sulla pubblica amministrazione, la Madia, gliel'ha bocciata la Corte Costituzionale, l'ha fatto il referendum costituzionale, grazie a Dio gliel'ha bocciato il popolo italiano. Questi sono i risultati di questo signore. Se io mi concentro soltanto su questa telefonata, che poi per me Renzi sapesse perfettamente che il padre era intercettato, io ci metto la mano sul fuoco. Comunque io non mi concentro su questa telefonata, mi sembra come concentrarsi, come si fece un tempo, sulle olgettine nell'epoca berlusconiana, quando Berlusconi si era fatto legge ad personam, l'economia era andata a carte 48 e aveva francamente fondato un partito con Dell'Utri condannato per mafia. Io mi posso interessare delle olgettine? Non mi interesso neanche a questa telefonata. Senta, di Renzi. Le faccio un'obiezione su questo però, piano, visto che la mettiamo sulla graticola questa sera. La metto sulla graticola perché lei ha detto, intanto ha sgombrato subito il campo da un'obiezione che io le avrei voluto fare, cioè basta con questa questione giudiziaria. Lei mi ha fregato i primi 10 minuti della trasmissione, quindi per colpa sua, io vado al secondo capitolo. Se governare fra un anno. Fra un anno si voterà, diciamo la verità. È impossibile non che io non si lo so quando si voterà. Beh, insomma, nel 2018 cioè, finisce la legislatura. Forza. Insomma, se non si vota dobbiamo metterci però, altra per cosa, strada. Ma, Porro, ma lei si rende conto che in questo paese non abbiamo la possibilità di andare al voto domani, perché le ultime 2 leggi elettorali che hanno fatto, prima il centro-destra al Porcello, poi il centro-sinistra l'Italicum, sono state bocciate dalla Corte Costituzionale. Cioè oggi il cittadino non ha in mano l'arma con la quale potersi esprimere, e si chiamano Partito Democratico. Se ci pensa è qualcosa veramente di liberticida. Comunque prima o poi si voterà. Il Partito Democratico lei quando governerete, se dovesse vincere il suo partito le elezioni, le leggi elettorali, insomma, facciamola semplice, okay. Se dovesse governare il Movimento 5 Stelle, per i primi 2 anni farà quello che sta succedendo con la Raggi, e ci siamo trovati questo, e c'è la Corte Costituzionale che ci impedisce di fare quello che vogliamo. Posso aggiungere una cosa? Aspetta, aggiunge lui c'è e poi facciamo... C'è una cosa che si chiama vincolo esterno e che proviene dall'Europa. Assolutamente. Rispetto alla quale voi dovreste essere un po' più chiari, secondo me, perché fa bene a voi, prima ancora che a me, a noi osservatori, e cioè farci capire che volete fare in Europa e dell'Europa. Io mi permetto di prevedere che avrete una sovranità limitata, se lei sarà ministro della Repubblica tra un po', e potrebbe succedere, avrete una sovranità, dite pure lei, avrete una sovranità limitata. Se l'ha fatto Gasparri, non limitata, lo posso fare. Da un signore che si chiama Mario Draghi o dal suo successore, posto che non ci sia Draghi a governare qua, è un altro film. Ma insomma, lo capite questo? Lo sapete questo? Che farete? Non mi dica il referendum online, perché ce ne andiamo tutti, A parte io le dico quello che penso. Però lei ha detto una cosa giusta. Ha capito i due vincoli. Vincolo interno, l'eredità del passato, vincolo esterno, un'Europa che non vi fa fare quello che volete. Ci sono evidentemente alcune leggi che tu puoi fare. Il Movimento 5 Stelle ha disegnato un pacchetto anticorruzione che serve per sconfiggere la corruzione qui in Italia, quantomeno per affrontarla seriamente. Ad oggi la legge anticorruzione, il PD l'ha fatta con Verdini, che ha più processi che elettori, si immagini che grande legge anticorruzione potrebbe essere. Una legge a sostegno della piccola e media impresa si può fare, risolvere questo benedetto conflitto di interessi. Io porro, leggevo Repubblica, un tempo non leggo più Repubblica, e per 20 anni ci hanno stancato con la storia del conflitto di interessi di Berlusconi, che evidentemente c'era. Poi io sono in Parlamento da 4 anni e vedo che il centro-sinistra ne ha 100 di conflitti di interessi in più di Berlusconi. Parlo del sistema bancario, anche con il sistema dei RAS, delle cliniche private, eccetera, eccetera.
Queste sono leggi che si possono fare al di là dell'Europa. Una legge appunto come il reddito di cittadinanza, magari non sarete d'accordo, ma oggi i dati Istat mi fanno pensare in primis appunto alle persone che vivono in difficoltà. Oggi il Sud sta morendo. A proposito, questa lavoro di cittadinanza non è molto lontano, dovreste studiarlo sto dossier. Beh, magari lo dovrebbe studiare pure lei, dato che non c'è una legge. Lui ha fatto uno slogan, non ha presentato una legge. Stanno lavorando a un'idea un po' più liberale della vostra, secondo la quale bisogna incentivare il lavoro di cittadinanza e non un reddito parassitario. Certo. Per cui uno, per il semplice fatto di avere nella carta d'identità cittadino italiano, può stare a casa. Guardi, ma è così, lo spieghi bene con facilità. Voglio capire bene, perché questa cosa se no diventa uno slogan. Bene il reddito di cittadinanza e i soldi che costerebbe, Di Battista, chiaramente. Sì, perché giusto io, non da lei, io negli ultimi anni, da quando sono andato in TV, mi dicevano alcuni appunto conduttori, è un'utopia, 17 miliardi di euro non si trovano all'anno, è impossibile. Poi circa un mese e mezzo fa Gentiloni ne ha trovati 20 di miliardi in 24 ore per pagare i debiti del sistema bancario spolpato dal partito stesso, perché MPS, la banca riconducibile al Partito Democratico, si è zompata all'area quella banca perché prestavano denari agli amici degli amici della politica. Io sono abituato a fare nomi, uno per esempio Amato, giudice della Corte Costituzionale, ex Presidente del Consiglio, che chiedeva la dirigenza a Quattrini per il torneo di tennis di Orbetello. Così falliscono le banche, non perché arriva un asteroide. Ne hanno trovati 20 in 24 ore per le banche, però per i cittadini in difficoltà e per i pensionati minimi che campano con 440 euro al mese non si trovano i denari. Lui parla di manovra parassita. Qualcuno dice assistenzialismo. C'è il rischio, se non altro, no? Come? C'è il rischio che disincentivi. Dipende da come la fai. La nostra proposta di legge prevede un reato qualora tu appunto menti per ottenere il reddito di cittadinanza. Mm. Prevede l'obbligo di lavorare gratuitamente per il comune d'appartenenza e l'obbligo di inserirti in un percorso formativo, tra l'altro grazie a centri per l'impiego che abbiamo riformato con la nostra legge che deve passare in Parlamento e al quale ci abbiamo messo 2 miliardi di euro. E qualora tu rifiuti 3 proposte di lavoro, perdi il sussidio. Cioè, questo non è assistenzialismo, è una manovra economica. Comunque, per tornare all'Europa, è vero quello che lui dice, perché lui parla di sovranità limitata, è vero, ma chi ha firmato il fiscal compact? Oggi questi del PD dicono... Ma se lo trova, Di Battista, io sono preoccupato, scusi, però, il tema è che lei... Però leggo Macron che va con la Merkel e dicono asse franco-tedesco per rivedere i trattati, ma per quale motivo gli ultimi presidenti del Consiglio non hanno imposto il rivedere determinati trattati che ci strangolano? Perché? Perché evidentemente non c'è autorevolezza, anche perché non sono di fatto passati attraverso le elezioni. Se non sbaglio, prima la Serracchiani ha chiamato Renzi, forse un lapsus l'ha chiamato Presidente del Consiglio, o ho sbagliato? Sì, sì, forse ha sbagliato perché è stato ex Presidente del Consiglio. Dai, no, è perché c'è in Parlamento oggi non si chiama debito pubblico, che viene preso e messo sotto al naso di qualsiasi Presidente del Consiglio, si chiami esso Gentiloni. È un cambiamento nel Movimento 5 Stelle. Ma prima, nel servizio, anche molto carino, si parlava pure appunto delle televisioni. È vero che all'inizio non ce ne andavamo, però porro, abbiamo anche dovuto un po' studiare. Io sono entrato 4 anni fa, non ero neanche abituato ad avere una telecamera addosso, no? Poi impari, inizi pure a gestire il microfono. E può fare il ministro uno che sta studiando? Come? Adesso? Può fare il ministro uno che sta appena studiando? Possono diventare classe dirigente? Guarda, io glielo dico con simpatia, può non crederci naturalmente. Cioè, non è che proprio non sono... le si legge la simpatia negli occhi. Ognuno. Mi sa che non ci vota, ma... No, ma io non voto proprio, quindi sono innocuo nei suoi confronti, che non darò il voto neanche agli altri. Però io ho questo sospetto, cioè che voi non siate pronti per governare. Faccio un ragionamento breve. Dal servizio che abbiamo visto sembra quasi che il Movimento 5 Stelle stia facendo, però con un processo accelerato, quello che ha fatto la destra italiana in qualche anno, e grazie comunque a Berlusconi, cioè un'opera di ripulitura veloce di quelli che erano gli slogan, gli atteggiamenti un po' più teppistici. Però ovviamente succedeva, come succede ai 5 Stelle, che poi in periferia, nella destra c'era qualche strano amore a cui scappava il saluto romano, da voi c'è qualcuno a cui scappa non vaccinatevi per carità, cioè c'è ovviamente questo processo di maturazione. Lo vedo molto lento e lo vedo molto... Bene, è chiara. E poi l'ha messa sul piano, diciamo... Io però vorrei insomma anche stimolare la vostra onestà intellettuale. La condizione socio-economica di questo paese è drammatica. Da quando c'è il Movimento 5 Stelle siamo riusciti ad incanalare in una la rabbia e l'indignazione sana e giusta, certo, di milioni di cittadini italiani in un percorso di partecipazione e democrazia.
non c'è mai stato un incidente nelle piazze gremite del Movimento 5 Stelle. E questo tutti quanti, non soltanto ce ne devono dare atto, ma anche ci devono dare il merito. È la ragione per cui io vi terrei al 49% tutta la d'accordo, vita, senza perché arrivare per lei siamo con gli altri che governano, noi impauriti da voi. Anche perché per lei evidentemente siamo un'ottima opposizione, quella che è mancata in 20 anni. Quando io prima... questo è quello che dice, è un'obiezione. Che lo dicono molte persone. Quando prima, però solo 49. Quando prima si parlava dello studio, io vorrei ricordare che 150 parlamentari nel 2013, senza nessuna esperienza, neanche come consiglieri comunali, sono entrati in Parlamento grazie a questo nostro sistema, grazie al Movimento 5 Stelle che permette ai cittadini di farsi Stato. Quando dicevo che abbiamo dovuto studiare, innanzitutto non si smette mai di studiare. Io giusto. Pure prima di venire nelle trasmissioni studio, faccio la rassegna stampa e mi documento maggiormente, anche perché di errori ne ho commessi e spero di commetterne sempre di meno. Ma i primi mesi sono stati molto duri, perché nessuno di noi sapeva scrivere una legge, sapeva scrivere un'interrogazione, un'interpellanza parlamentare. Io non conoscevo la differenza tra una mozione e una risoluzione. Anche sono laureato, che ne dica Berlusconi, ho un master in diritti umani, ma non avevo, diciamo, fatto un percorso giuridico. Abbiamo dovuto studiare e qualora dovessimo andare al governo del paese, i primi mesi sì, saranno difficili, senza alcun dubbio. Ma io ho visto tutto il resto e credo che a fronte di tutto il resto, porro che c'è stato, le leggi incostituzionali, i tagli lineari da macelleria sociale che sono stati fatti allo Stato sociale, al sistema sanitario, all'istruzione, io credo che il Movimento 5 Stelle meriti una possibilità. D'altro canto però lo decideranno i cittadini. Beh.